È successo qualcosa di straordinario, inimmaginabile. È successo che per la prima volta in vita mia ho capito chi sono. Ti voglio raccontare come questa esperienza e queste immagini siano una possibilità per cambiare la tua vita. L'intensivo di risveglio è un'esperienza straordinaria che ti permette di focalizzare tutte le tue attenzioni sulla ricerca della tua vera natura, della tua vera identità, per trasformare il dolore che hai dentro, per trasformare la tristezza in una gioia infinita, nell'esperienza più significativa e più importante della tua esistenza. Scoprire la tua vera natura. Io raccolgo piccoli gruppi che sono persone motivate alla ricerca di se stessi per fare questa esperienza straordinaria. Seleziono personalmente le persone che vogliono iscriversi all'intensivo per capire la motivazione, capire se l'intensivo può essere la soluzione ai tuoi problemi e capire se posso accompagnarti attraverso questa esperienza per fare in modo che sia veramente trasformativa per te. L'intensivo è un concentrato di forza vitale, è un concentrato di aiuto, è un concentrato di sostegno alla tua natura più profonda. Sei sostenuto, sei aiutato a raggiungere un contatto, una connessione profonda con chi veramente sei. Per fare questo hai bisogno di aiuto, hai bisogno di tutto il mio aiuto. Sono felicissimo, sì, sempre di più. All'inizio sto sempre male, i primi 2 giorni, e poi esplode la felicità e questa è una cosa che me la porto a casa tantissimo. Un'apertura per me, anche verso il prossimo, l'amore verso il prossimo, che la sento sempre di più. E mi tocca tantissimo. Ho scoperto che ho tutto dentro di me, che non mi manca niente e che devo prendere tutto alla leggera, perché la vita è leggera e noi siamo solo di passaggio e nessuno ce l'ha con noi e siamo tutti amati, siamo tutti la stessa cosa, siamo tutti fratelli, siamo tutti amanti, siamo tutti vita. Quello che mi ha dato l'intensivo è stato l'amore di tutti i partecipanti per una ricerca che è al di là di quello di cui siamo abituati a fare tutti i giorni, che non consideriamo nemmeno, ma che è la cosa più importante, e questa cosa mi dava forza, mi alimentava ogni volta, quindi penso che non ci sia niente di più nobile. Per me è tutto questo, quindi sono stata molto contenta e sono anche molto fortunata e onorata di essere stata qui. È stato più di bello. È stato qualcosa di incredibile, sono stato preso, rapito, centrifugato. La prima cosa che mi è venuta da dire, così per descrivere più o meno quello che ho sentito in quel momento, ho sentito una grandissima forza, proprio ma enorme, come una valanga che venisse giù da una piccola valle. Vroom, preso io, preso l'altro, preso la vita, preso tutto, centrifugati dentro un mixer a un milione di giri e poi sparato fuori nell'universo, proprio nell'infinito, in questa infinità, in questa forza che tutto guida, che tutto controlla, ecco. E io mi sono arreso e ho sentito che in quel momento, ok, mi arrendo. Ed è stato fotonico proprio. È successo che per la prima volta in vita mia ho capito chi sono. È successo qualcosa di reale, di concreto, non un'idea o un credo. È successo proprio una presa di coscienza. E non me l'aspettavo. Non ci credevo, ma
per riuscire a, in questo intento ho dovuto dare tutto me stesso. E ora porto a casa un punto di vista differente, una consapevolezza di me che non avevo mai creduto di poter raggiungere. Cosa è successo? Che si è ribaltato il mondo, è un'esperienza unica, incredibile, bisogna solo provare per capire, è impossibile descrivere. Mi è servito a alleggerirmi e anche ridarmi alcune nuove voglie di ricominciare delle cose che ho in sospeso. È successo che mi si è riempito il cuore, mi si è strappato e poi l'ho ricucito, bellissimo. È difficile dirlo con le parole. Abbiamo fatto un esercizio che per me è stato totale e adesso sto volando. È difficile spiegare quello che sto sentendo. Mi sento molto 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 pulito e sto volando, che veramente è come rinascere. Si stanno trasformando molte cose. Profonde. Per esempio, ho lavorato molto sull'autogiudizio durante tutti questi giorni e sto imparando veramente a volermi bene. Perché imparare a meditare con quello che c'è, senza giudicare, senza giudizio, è molto importante e per me è stata una delle cose più importanti che ho imparato qua. Semplicemente stare con quello che c'è senza giudicare, e a volte se viene il giudizio, non giudicare il giudizio. E questo per me vuol dire amare se stessi e imparare ad amarmi, che è quello di cui ne avevo veramente bisogno. È successo che all'inizio stavo solo respirando, poi dopo mi sono avvicinato a questa forza che mi ha preso, mi ha sbattuto, mi ha girato, rigirato, trasformato, e alla fine, cioè, ero quella forza e non lo so, è stato qualcosa di incredibile, indescrivibile. Poi un amore, una gioia immensa, mia mamma, ero anche mia mamma che mi coccolava, e dopo, non so, ho avuto questa voglia di abbracciare tutti, di amare tutti. È incredibile, è bellissima la vita, è bellissimo l'amore. È successo qualcosa di straordinario, inimmaginabile. Ho scoperto di essere beatitudine. Ho scoperto chi sono, estasi. Le persone che stai ascoltando hanno vissuto un'esperienza che li ha trasformati per sempre. Porteranno a casa questa meraviglia nel loro cuore che ha cambiato la visione dei loro rapporti, ha cambiato la percezione della loro vita. Andranno a lavorare felici, andranno dal loro partner o dalla loro partner o dai loro figli con uno sguardo nuovo, con gli occhi luminosi e pieni di gioia. Stanno riscoprendo e hanno riscoperto la sacralità e la bellezza dell'esistenza. Vuoi anche tu trovare questo? Vuoi trasformare la tua vita? Perché se vuoi farlo, io sono qui per aiutarti. Puoi contattarmi, puoi scrivermi,
puoi mandarmi un messaggio e insieme ci incontreremo, perché voglio ascoltarti, voglio capire qual è il tuo momento di vita, che cosa stai vivendo, qual è la cosa che ti sta rendendo le cose difficili, e voglio sapere se posso aiutarti e come posso aiutarti. Perché se sei pronto, se veramente dentro di te c'è questa volontà di cambiare le cose, allora tutto quello che ho da dirti ti aiuterà profondamente. Ti invito a scrivermi, ti invito a contattarmi, ti invito a parlare con me. Sono qui per aiutarti, te lo voglio ripetere e te lo ripeterò in tutti i modi. Non sai cosa dirmi? Sarò io a farti delle domande, sarò io a chiederti le cose che mi servono per capire come posso aiutarti e farti capire che esiste una possibilità anche per te.